Dopo 3 anni di lavoro e di sinergia tra il Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista, oggi finalmente una bella notizia, perché le famiglie riescono ad avere l'acqua potabile dai rubinetti e non andando a prenderla a San Giovanni con le taniche. Una bella vittoria anche per voi. Esatto, oggi innanzitutto è un giorno di festa, una vittoria del Movimento 5 Stelle e di altre forze politiche che hanno sostenuto questa battaglia. Io sono arrivato nella fase finale e ho dato il mio contributo in questa ultima fase, però in precedenza ci tengo a sottolineare l'impegno del consigliere uscente Andrea Frallicciardi, del consigliere provinciale Calò, dei nostri onorevoli Artini e Segoni, del rappresentante delle famiglie Emilio Behattini. Soprattutto però un plauso va fatto alle famiglie del Porcellino Est, che nonostante una situazione di estremo disagio hanno mantenuto compostezza, hanno aspettato anni e anni per un diritto primario come l'acqua potabile e alla fine hanno trovato nel Movimento 5 Stelle e appunto in Rifondazione con Andrea Calò delle forze, li hanno ascoltati e hanno portato avanti la loro battaglia. Allo stesso tempo però va sottolineato la totale mancanza delle amministrazioni PD precedenti, che non si sono curate appunto e non si sono interessate di una situazione gravissima come la mancanza d'acqua potabile, e queste sono cose che se noi andremo ad amministrare il nuovo comune unico di Figline Valdarno non succederanno assolutamente.